Allora, grazie ancora di essere qui con noi, Transform insieme al Laboratorio Sud e insieme a LEFT organizza una serie di incontri che seguono il percorso che abbiamo fatto con Lab Sud e oggi siamo a Brindisi con un altro nostro ospite che è Loredana Marino che con me segue questi appuntamenti e vi introdurrà. Prego Loredana. Ciao a tutti, ormai noi siamo coppia fissa in questo tour del Laboratorio del Sud e di questo ti ringrazio Roberto. Allora sì, oggi siamo in Puglia con Fulvio che ci aiuterà ad entrare bene nel merito di quella che è la questione dell'emergenza Covid in un'altra regione del Sud. Io partirei subito con una breve riflessione per poi consegnare la parola a Fulvio. In effetti sono passati oltre 2 mesi quando noi abbiamo iniziato ad apprendere l'emergenza del Covid in una nazione molto distante da noi. E questo Covid, coronavirus, sembrava qualcosa che non ci poteva in alcun modo riguardare. Ben presto è diventata una pandemia, magari l'OMS, anche con un certo ritardo, ha iniziato a definire il Covid pandemia. E abbiamo assistito ai tanti morti che hanno toccato principalmente le regioni del nord, in particolar modo la Lombardia. Ora, da quel momento, da quei primi morti, dai primi interventi del governo e delle regioni, abbiamo assistito a degli atteggiamenti da despota dei vari presidenti di regione che amano tanto farsi chiamare governatori e di come oggi continuano a fare i despota, alcuni per uscire, diciamo, dall'emergenza Covid e entrare nella fase 2, altri invece per far fronte a quello che invece è poi l'avanzata del Covid nelle regioni del sud. Io, Fulvio, penso una cosa: nessuno può non dirsi responsabile, perché abbiamo visto come Zaia, Fontana e anche i sindaci delle regioni del nord sono responsabili di quando è accaduto. Hanno persino, per rispondere agli interessi di Confindustria, lanciato degli hashtag. Bergamo non si ferma, Milano non si ferma, laddove venivano chieste le chiusure si riapriva. E il contagio ha continuato, ha sommato malati, ha sommato morti. Chiaramente oggi la risposta dovrebbe essere quella sentita da tutti. Bisogna rilanciare il sistema sanitario nazionale, la sanità pubblica. Però si rilancia sull'autonomia differenziata che parte dal titolo quinto, arriva a questo governo. Ora in Puglia, dove anche là tutti sono responsabili di quello che è stato lo smantellamento, la razionalizzazione si è passata a tagli e chiusuri ai danni della tutela della salute dei cittadini. Come oggi la Puglia affronta la questione Covid? La Puglia la affronta partendo da una situazione della sanità pubblica veramente drammatica. Io ti parlo da Brindisi e ti posso dire che a Brindisi negli ultimi anni sono stati chiusi ben 5 ospedali pubblici e siamo arrivati ad un tasso di posti letto per acuti di 2,37. E facendo riferimento proprio all'epidemia, alla pandemia Covid-19, qui abbiamo solamente ancora al momento 16 posti letto di terapia intensiva per 400.000 abitanti, che ti fa immaginare che se per caso, diciamo che siamo stati anche fortunati in un certo senso perché non abbiamo avuto, diciamo,
fino a un certo punto, tutti i casi che sono stati registrati altrove, ma tanto per dirti, all'inizio abbiamo avuto problemi con il fatto che è stato chiuso il reparto di pneumologia e anche il reparto di medicina, e poi sono stati chiusi i reparti di ortopedia e il reparto anche di chirurgia generale ad Ostuni, che è uno dei tre ospedali rimasti nella nostra provincia, e con una situazione veramente brutta anche per quanto riguarda poi le patologie, diciamo, no Covid, perché si sono ridotti ulteriormente i posti letto per le patologie, diciamo, chiamiamole normali. L'altra cosa è che non c'è stata nessuna diciamo, capacità di fare prevenzione. Si è andati dietro al Covid, al virus, piuttosto che fare piani e attuarli poi di prevenzione. Tant'è che ci sono stati recentemente anche delle situazioni drammatiche, ad esempio nella RSA, il focolare di Brindisi, ci sono stati ben 102 contagi, 102 sono tanti, fra ospiti e operatori, e con 11 decessi, di cui 3 ieri con l'altro ieri. Tanto che poi la direzione generale dell'ASL ha fatto un piano di emergenza commissariando il focolare, quindi mettendo dentro soggetti pubblici. Il direttore del distretto è diventato anche responsabile del focolare. Ma voglio dire che si va dietro all'emergenza e non si riesce a fare programmi di prevenzione. Un'altra cosa drammatica è che non c'era fino a mo' alcuna attenzione al territorio e alle strutture sanitarie o sociosanitarie del territorio, sia le RSA, ma anche ad esempio le strutture riabilitative psichiatriche. Apro una parentesi, io lavoro in psichiatria. Tu sei psichiatra. Sì, lavoro in psichiatria. E devo dire che è un settore già da sempre un po' abbandonato, ma in questa epoca Covid ancora di più, tanto che, ad esempio, da noi, io sono in 3 strutture riabilitative, sono il consulente psichiatra, ma fino ad oggi non c'è stato nessun tampone, nessun intervento di tipo epidemiologico, di screening e quindi anche di prevenzione. Non c'è stato niente. Addirittura i DPI li abbiamo dovuti comprare noi. Mascherine, guanti, quant'altro poteva servire, li abbiamo dovuti comprare noi. Solamente ieri c'è stata la richiesta da parte dell'azienda di indicare i dispositivi di protezione individuale che potevano servire. Insomma, si va un po' così con settori come quelli degli anziani, le RSA, oppure l'area della psichiatria, un po' abbandonati a sé. Tra l'altro non ci sono linee guida, ad esempio. Non sappiamo se dovesse risultare positivo o fare sintomi una persona con problemi psichiatrici, dove sarà ricoverato? Cioè, sarà ricoverato in un ospedale Covid, che poi qui a Brindisi è il Perrino, dove c'è anche un reparto di psichiatria, però non sappiamo se dovrà andare in psichiatria oppure
nel reparto, diciamo, infettivi o in medicina o in pneumologia. Sai, sono tutte cose che bisognerebbe sapere di già, no? Prima, dico di già, oramai siamo a 2 mesi, insomma, dall'inizio dell'epidemia, quindi siamo veramente, come devo dire, abbandonati a noi stessi e cercando di fare il meglio possibile. Il dato positivo è che ad oggi, che io sappia, non ci sono persone con problemi psichiatrici che sono stati contagiati. Però questo ti parlo per la mia esperienza delle strutture. Abbiamo dovuto mettere in quarantena quasi tutti quanti, non farli uscire. Quindi nelle strutture dove tu operi la tua professione, in questo momento questi malati psichiatrici non ricevono più visite di familiari, non hanno avuto No, nemmeno i tamponi. no, no, che tampone, ma che? Né tampone né Quindi niente, diciamo non si trova. ricevono le visite da parte dei familiari, i contatti li manteniamo così con le videochiamate. Sai, ed è veramente una cosa difficile. Tieni conto che insomma, sono 14 persone, ad esempio, in una CRAP, che è una struttura riabilitativa psichiatrica ad elevata intensità. Ci sono 14 persone chiuse in un appartamento, non so, tutto sommato non è nemmeno tanto grande, ma insomma, una situazione veramente difficile, con una capacità, devo dire, di sopportazione di questi limiti e di queste regole così rigide da parte degli utenti, veramente encomiabile, tanto che io proprio stamattina facevo i complimenti perché magari le persone cosiddette normali, fra virgolette, non lo so quanto potevano reggere in una situazione così, insomma. E il problema diventerebbe drammatico se mai sia, facciamo tutti gli scongiuri del caso, qualche utente o operatore dovesse risultare positivo. Attualmente diciamo che il problema più serio è quello, addirittura è quello degli operatori, perché entrano Certo. ed escono e naturalmente noi siamo tutti soggetti a. Poi sai, difficile valutare, no? I contatti, gli asintomatici, perché non c'è nessuno screening, non c'è niente. Solamente ieri il direttore Ma generale della ASL ha detto che farà fare i tamponi a tappeto a tutti. Farà fare, ma non ci sono ancora tempi certi, non c'è una idea precisa e quindi siamo ancora così. Stavi dicendo, scusa. quindi, no, dicevo di nuovo, annunciazione, annunciazione, tamponi di massa, ma in effetti questi tamponi di massa non se ne vede traccia, come in molte realtà non si vede traccia per far fronte all'emergenza Covid della medicina territoriale e dell'assistenza Oh, domiciliare, che in qualche no. maniera dovrebbe essere utile sia per la domiciliazione di chi si ammala e può curarsi di Covid da casa, senza dover andare in ospedale in una fase acuta, e per quelli che sono, diciamo, dei malati ordinari, delle patologie ordinarie. Quindi, in effetti, noi stiamo subendo un po' tutti, malati e non, una reclusione, no? All'interno delle nostre case, oppure quando le case appunto diventano case di assistenza e per anziani e per malati psichiatrici oppure altri tipi di disabilità, noi viviamo questo momento di esclusione. Ora ci si avvia, sembra che si stia spingendo verso una fase 2. Una fase 2 che vede la riapertura delle attività non essenziali, perché sembra che oggi bisogna rispondere a quella che è l'economia, è la legge, l'economia, no?
e la legge della produzione. Alcuni affermano che è possibile che con la fase 2 si possa avere di nuovo un aumento di contagi perché non esiste la sicurezza sanitaria dei luoghi di lavoro. È possibile che si riprenderà anche a viaggiare oppure si ripristinano un po' quelli che sono i comportamenti sociali normali, tra virgolette, quelli di cui eravamo abituati fino agli inizi di marzo. Noi approfittiamo di te, della tua professionalità, per farci consegnare da te un'idea di come una volta usciti da questo elemento di quarantena, quando si riprenderà la socialità, quando secondo me ognuno di noi conserverà dentro di sé l'elemento della quarantena come isolamento e come si riarticoleranno le relazioni sociali e quali potrebbero essere i danni o i cambiamenti strutturali nell'articolazione della nuova socialità. Sì, beh, la domanda complessa, però volevo dirti però una cosa su quello che dicevi prima, cioè sul fatto che non c'è presa in carico territoriale, no, di questa situazione qua. Ed è chiaro che questo accade perché non si è investito sul territorio. Il territorio è stato lasciato abbondantemente indietro rispetto alle esigenze moderne, quello che dicevi tu, anche la presa in carico, diciamo, territoriale, no, delle patologie croniche, degli anziani, eccetera. Se ci fosse stata, ci sarebbero state molti meno difficoltà e forse anche meno morti, no? Per quanto riguarda poi invece la domanda specifica, ti posso dire questo: intanto che cominciano a farsi già delle indagini fatte, io ti posso dire di una indagine fatta dall'Università dell'Aquila e Territori Aperti in collaborazione con l'Università di Roma Tor Vergata. Stanno facendo una ricerca con un questionario che è stato somministrato a 18.000 persone. Ancora non ci sono tutti i dati, ma l'indagine riguarda proprio questo, cioè che cosa sta procurando il distanziamento sociale, l'isolamento in casa, la paura del contagio, la paura di perdere il lavoro, il numero dei morti che continua a crescere. Che cosa sta creando nelle persone? E ci sono già dei primi dati e le conseguenze, diciamo, di questa situazione di lockdown, di quarantena, diciamo, no? di chiusura, eccetera, può essere drammatica, perché ci sono sintomatologie diffuse di tipo depressivo, di tipo ansioso, di tipo ossessivo. È come se l'epidemia oramai viene vissuta come un trauma, e quindi ci sono, e questo probabilmente avverrà una volta che sarà finita, insomma, la quarantena, il disturbo post-traumatico da stress, soprattutto per tutti quelli che hanno avuto contatto diretto con altri amici, parenti, nonni, eccetera, che magari o hanno sofferto o sono deceduti addirittura. Soprattutto le donne sembra che soffrano di più e probabilmente soffriranno di più. Ci sono 37% delle donne che hanno risposto hanno sintomi del disturbo post-traumatico, di già. Così come molti sono i depressi, molte poi i sintomi dell'ansia, l'insonnia, eccetera. E stanno soffrendo sia le donne che anche le persone più giovani. Del resto, insomma, è comprensibile, perché i giovani più difficilmente si adattano, diciamo, alle regole rigide, no?
ma anche hanno più bisogno di socialità, di incontrarsi, di vedersi, di amarsi, di fare tutto quello che è necessario ed è nella vita di un adolescente. Devo dire che anche i bambini piccoli stanno soffrendo molto, no? È diventato virale quella, non so se l'avete visto, quella, il video di quel bambino che voleva fare le valigie per andare dal nonno. Perché? Perché i bambini soffrono la mancanza degli affetti familiari, dei nonni, non si possono muovere. Se poi, insomma, li immaginiamo chiusi in quattro mura, veramente, per i bambini che hanno bisogno di spazio, di movimento, di muoversi, di rompere, di fare, figuriamoci, c'è una sofferenza incredibile e non so come se la ricorderanno questa cosa qua, questa storia. Sicuramente ci sarà una ferita aperta e spero che si potrà rimarginare. Ma per rimarginarla, insomma, ci vorrà un cambiamento sociale, ci vorrebbe. Io uso il condizionale perché non ci credo, purtroppo, ahimè. Ci vorrebbe un cambiamento sociale veramente, no? Importante, epocale, no? Non so, non le vedo, come dicevi tu, qua ancora mo, insomma, si pensa più al profitto, all'economia, al guadagno, piuttosto che non a rimodulare un po' i rapporti sociali e anche a rimodulare i valori, no? No, non lo so se questa pandemia ci aiuterà. Da questo punto di vista potrebbe essere un fatto positivo a rimodulare i valori. No, francamente non te lo so dire. No, non ci credo, perché io oramai sono abbastanza grande. No, ne ho viste tante, ma non mi pare che poi... sembra che poi, no, le cose si tornino nell'alveo del fiume tranquillo, insomma, dopo che è passata la tempesta. Poi. Oh no, io purtroppo sono pessimista. Ho risposto alla tua domanda. Io ti ringrazio, passerei la parola a Roberto e sicuramente poi ci riaggiorneremo per un altro momento di riflessione. Oh, ti ringrazio e grazie, ti saluto. Ciao. Ancora Fulvio Pitocco che ci ha illustrato un aspetto, diciamo, della vicenda che fin qui noi abbiamo poco valutato, ma che sarà sicuramente importante seguire, soprattutto, come diceva Loredana, nella fase 2, cioè come quelli sani, diciamo, quelli non coinvolti personalmente, affronteranno la ripresa delle attività, della vita. E speriamo veramente che la lezione, diciamo, di la necessità di una socialità diversa, per usare, diciamo, anche le parole di Sepulveda, no? Cioè, no? Abituarsi a non essere più consumatori, ma sentirsi cittadini, è uno degli aspetti positivi che può uscire fuori da questa vicenda. Speriamo. E che auguriamo tutti ci abbia insegnato qualcosa. Grazie ancora a Fulvio Pitocco e grazie a te, grazie a tutti. Ci vediamo ancora comunque, perché contiamo di mantenere questo rapporto, questo filo di rapporto, anche se non ci possiamo vedere di persona. Questi strumenti almeno ci aiutano a farci sentire un po' più vicini. Ok, grazie, ciao. Ciao.